Ogni anno la magia del Natale colpisce i cuori di tanti bambini in tutto il mondo che scrivono una letterina da consegnare all'uomo vestito di rosso con la folta barba bianca. Quest'anno per molti bambini della città di Agropoli che frequentano le scuole elementari del territorio e precisamente l'Istituto Comprensivo Agropoli San Marco, Babbo Natale è arrivato in sella all'automezzo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania. L'emozione dei piccini e la gioia nell'accogliere i caschi rossi travestiti da Babbo Natale per distribuire caramelle e tanta allegria in vista del Natale è stata indescrivibile, una singolare iniziativa che molti genitori si augurano possa continuare nel tempo. Su invito della direttrice scolastica di questo istituto comprensivo di Agropoli abbiamo voluto regalare un sorriso ai bambini, perché comunque la presenza dei Vigili del Fuoco, la divisa e anche il cappellino di Babbo Natale fa effetto per i bambini, quindi è un momento importante anche per dare un augurio a questi bambini, un buon Natale, le buone feste e far sì che continuano, diciamo, ad essere buoni, così come lo hanno fatto durante l'anno. Però il Natale ci rende tutti più buoni, quindi sensibilizziamo i ragazzi allo studio e quindi sensibilizziamo i ragazzi ad approfondire le proprie conoscenze anche per quanto riguarda l'aspetto lavorativo dei Vigili del Fuoco. Quindi noi invitiamo i ragazzi a, diciamo, essere partecipi in modo tale che poi quando saranno grandi possibilmente qualcuno si appassiona a diventare Vigili del Fuoco. Il periodo che precede il Natale per la scuola è un periodo magico, perché davvero la scuola si trasforma in un insieme di laboratori. È tradizione per i più piccoli organizzare l'arrivo di Babbo Natale e quest'anno proprio i genitori hanno pensato ad un Babbo Natale speciale per i più piccoli. Quindi io approfitto anche per ringraziare innanzitutto i Vigili del Fuoco e per ringraziare i genitori. Grazie. Dobbiamo dire un grande grazie alla dirigente scolastica, alla dottoressa Verrelli, perché ha fatto sì che questa iniziativa con i Vigili del Fuoco si realizzasse, perché il Babbo Natale a bordo dell'automezzo dei Vigili del Fuoco è sinceramente, come potete vedere dall'entusiasmo dei bambini, è una cosa bellissima e sinceramente mai vista, almeno da me. Quindi sono molto contento, è andato tutto bene, si stanno divertendo, spero che in futuro si ripeteremo ancora questa iniziativa. Una iniziativa bellissima, complimenti per chi l'ha organizzata e complimenti ai Vigili del Fuoco. Una bella iniziativa per quanto riguarda il Babbo Natale quest'anno con il camion dei pompieri, veramente bella, complimenti a chi ha avuto questa idea.